Incontri personalizzati e visite aziendali per stringere e rafforzare accordi commerciali. È il turismo incoming e consiste nel turismo in entrata. È una forma di turismo non orientato direttamente al pubblico, ma ai tour operator stranieri che hanno bisogno di servizi quali noleggio, trasporti, ristoranti, alberghi. Sono stati 2 i giorni promossi da Promo Calabria Centro, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, che ha portato in Calabria una delegazione di 11 tour operator. E siamo con Alessandro Bartolo, responsabile dell'area internazionalizzazione dell'azienda Promo Calabria, ed è a lui che chiediamo come sono andati questi incontri e quali sono gli obiettivi di questa 2 giorni che si è svolta in Calabria. Allora, sì, abbiamo avviato già da diversi mesi un progetto di internazionalizzazione per cercare di far conoscere le strutture ricettive del territorio di cui noi abbiamo la competenza come Camera di Commercio. Stiamo parlando delle 3 province, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Abbiamo, attraverso una manifestazione di interesse, individuato le strutture ricettive che hanno risposto positivamente e si sono messe in mostra ai tour operator che hanno avuto modo in questi 2 giorni di effettuare degli incontri B2B, quindi nell'ambito dei quali le strutture si sono presentate. Hanno presentato la propria struttura, hanno presentato, diciamo, anche il proprio listino, no? Quello che sono i servizi che vengono offerti. Tour operator che provenivano da diversi paesi, Spagna, Regno Unito, con anche punti dislocati su mercati extraeuropei, Stati Uniti, ad esempio. Diciamo che l'iniziativa, qual è l'obiettivo? La finalità è chiaramente quella di promuovere una destagionalizzazione dei flussi turistici. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di cercare di implementare la stagione turistica, quindi non limitandosi ai canonici e tradizionali mesi luglio-agosto, ma cercare di allungare più possibile questa stagione. Quindi abbiamo cercato di individuare dei tour operator che non conoscevano la Calabria, non avevano nella loro offerta turistica, quindi ai propri clienti, la Calabria. E sono rimasti piacevolmente colpiti, hanno apprezzato il nostro territorio, hanno apprezzato le strutture che sono messe in mostra nel loro massimo splendore effettivamente. Abbiamo toccato diversi territori da Catanzaro, con l'Hotel Palace, il villaggio Estella a Montepaone, l'agriturismo Calabria al Cubo a Nocera Terinese. E poi il giorno successivo le visite sono state realizzate presso altre strutture nella provincia viborese. Abbiamo incontrato il gestore di Cala del Porto, quindi hanno avuto modo di apprezzare la cittadina di Vibo Marina, la struttura alberghiera. Abbiamo fatto la visita a Cava Vaticano Resort, abbiamo visitato un agriturismo all'Imbadi, le terre di Zoè, per poi ultimare le visite con il Sentido Michelizia Tropea Resort a Tropea. Quindi hanno avuto modo anche di degustare anche i piatti tipici, perché oggi abbiamo riscontrato questo durante questi 2 giorni, che oggi il turista chiede non solo una location adeguata, di qualità, ma anche la possibilità di vivere un'esperienza e di immergersi nel luogo in cui vive. In cui viene a fare le proprie vacanze. Quindi di conseguenza quello che noi abbiamo offerto non è stata soltanto la possibilità di poter prendere visione della struttura alberghiera, ma anche quella di
immergersi anche nella cultura tipica del territorio che abbiamo visitato, quindi anche attraverso momenti di degustazione dei prodotti tipici, anche momenti in cui di espressione laboratoriale, in cui molti artigiani hanno potuto mostrare le proprie produzioni. Quindi, diciamo, è un percorso che è stato avviato con questa prima iniziativa, che sicuramente vedrà la Camera di Commercio e la sua azienda speciale protagonista anche nelle successive annualità, perché è un format che riteniamo sia il format vincente. Un turismo che non si limita soltanto al mare e ai monti, ma anche alla valorizzazione del territorio dal punto di vista archeologico, storico. Sì, quello che lei dice è vero. Noi abbiamo infatti, durante il tour che ci ha accompagnato in questi 2 giorni, fatto conoscere agli operatori le bellezze che caratterizzano il territorio. Proprio ieri abbiamo ultimato il nostro percorso con la visita alle castelle, quindi hanno avuto modo di godere del castello, tra l'altro in un ambiente meraviglioso, illuminato, con una guida turistica che ha avuto modo di illustrare tutto ciò che è la caratteristica un po' del territorio nella sua interezza. Quindi, diciamo, hanno avuto modo di non solo conoscere la struttura ricettiva dei luoghi visitati, ma anche tutto ciò che c'è dietro, quindi la storia del non solo della struttura, ma anche del luogo.